la biodiversità è essenziale per avere un futuro sostenibile. Ciao, sono Nicolas e questo è Talk & Grow con Niccolò Calandri. La tua azienda si basa sul concetto che migliorando la biodiversità si può essere anche più sostenibili. Perché questo e cosa può fare il singolo in questo caso? La biodiversità gioca un ruolo fondamentale. La resilienza degli ecosistemi è nettamente correlata con il benessere che c'è in un habitat, ovvero la varietà di specie, ovvero la biodiversità. Vaia ha distrutto 20 milioni di alberi in 10 minuti nel 2018 perché lì c'era una silvicoltura, ovvero una monocultura di abeti rossi. Mancava biodiversità, mancava una resilienza climatica. Faccio un altro esempio, le pianure, Pianura Padana, viene spesso inondata perché abbiamo tolto tutti i boschi. Quindi senza una resilienza climatica, senza habitat che permettono di combattere i cambiamenti climatici, non ci può essere un futuro senza danni. Perché è importante investire nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative ad alto impatto tecnologico per la rigenerazione degli ecosistemi? Gli ecosistemi sono complessi. Se noi guardiamo un parco che banalmente sembra un ambiente chiuso, una scatola chiusa, in realtà è estremamente complesso. Le radici degli alberi comunicano tra di loro, piante, fiori, mammiferi, insetti, impollinatori volano e comunicano tra di loro. Questa comunicazione è complicata da vedere, complicata da analizzare. Io, uomo, con tutti i sensi, vista, olfatto, udito, eccetera, eccetera, faccio fatica a dare un valore, dare un peso, capire esattamente cosa succede all'interno. Però è necessario capire cosa succede all'interno per poter tutelare quell'ecosistema. Così l'unico modo che noi vediamo in 3B è la tecnologia, è andare oltre la percezione umana. E per andare oltre la percezione umana sviluppiamo sensori e tecnologie che censiscono alcune parti dell'ecosistema, i suoni degli insetti, il colore delle piante, la stagionalità delle piante magari da satellite, oppure come le api interagiscono tra di loro. Grazie a questo riusciamo a capire come sta un habitat, rigenerarlo e vedere il suo progresso. L'Agritech mette insieme più mestieri, antichi e non, e ovviamente utilizzando anche le tecnologie più moderne, se così possiamo dire. Secondo te le generazioni future potranno essere eredi della tradizione e al tempo stesso anche innovare? Se sì, in che modo? Siamo noi la generazione futura, quindi facciamolo noi e poi chi verrà farà meglio. Quindi siamo noi la generazione che sta sfruttando la tecnologia per innovare un settore. Nel nostro caso stiamo innovando il settore della conservazione e della protezione ambientale. Come avviene la tutela ambientale adesso o l'analisi ambientale? Attualmente i conservazionisti vanno in giro con un retino e raccolgono, sfalciano con questo retino l'erba e raccolgono piante o specialmente insetti e poi li contano. E questo permette di capire come sta la biodiversità in quella zona. Quindi con noi stiamo cercando di cambiare, basta retino, facciamolo in modo automatico con dei sensori in campo che contano ogni singolo insetto che passa. Questo è un esempio sulla biodiversità, ma anche l'agricoltura. Noi abbiamo tanti apicoltori che con la tecnologia sono passati da produrre miele a tutelare le api e sapere come stanno quelle api, che sono diventati dei bioindicatori. Non c'è più il lavoro dell'allevatore, ma c'è il lavoro di chi tutela la biodiversità e gli impollinatori. Stiamo cambiando totalmente un settore. Viviamo in un contesto data driven. Secondo te in che modo i dati possono essere una risorsa per l'ambiente e portare al progresso sostenibile, e però anche quali sono i rischi? La biodiversità genera tanti dati proprio perché è tanta. Ci sono tante informazioni a livello di insetti, tante informazioni di specie. Qualche numero: in Italia abbiamo circa 20.000 specie di piante, 50.000 specie, che vuol dire differenti genetiche tra i vari insetti, e ovviamente moltiplicate per il numero effettivo di insetti presenti o di specie animali presenti o di specie vegetali presenti. Questo genera una quantità di dati enorme che un uomo, una persona, un ricercatore fa spesso fatica ad analizzare o comunque ci impiega tanto tempo a capire, aggregare e dare un valore a questo dato. Quindi servono intelligenze artificiali che macinano meglio di me, meglio di noi, i dati. Questo è un vantaggio, no? Riuscire a comprendere una mole elevata di dati. Il rischio è che comprendano meglio di noi, che si arrivi a un punto in cui superano la nostra capacità di comprensione e arrivano a generare soluzioni che siano in conflitto con la nostra stessa sopravvivenza. E quindi bisogna stare attenti, capire fino a dove ci si può spingere, e se si va oltre bisogna andare oltre cercando di sfruttarlo in positivo e non in negativo. I dati e la tecnologia sono una vera e propria risorsa per il progresso sostenibile. Dobbiamo solo comprenderne il limite. E voi, siete d'accordo?